Spirito, scendi su di noi. Vieni Spirito, scendi su di noi. Vieni su noi, Maranatha. Vieni su noi. Vieni Spirito, scendi su di noi. Vieni Spirito, scendi su di noi. Scendi su di noi. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La pace, la fede e la speranza da parte di Dio Padre e del Signore nostro Gesù Cristo siano con tutti voi. Fratelli e sorelle, è una grazia trovarci in questo luogo benedetto dove Maria è apparsa ai tre pastorelli. Siamo qui proprio per chiedere ancora una volta il suo aiuto e la sua protezione nel cammino della nostra vita. Vogliamo oggi anche noi impegnarci sull'esempio dei pastorelli ad accogliere il Signore e a seguirlo con costanza nella nostra vita. Apriamo a Lui il nostro cuore e nello stesso tempo confessiamogli le nostre colpe, invocando con fiducia il perdono e la misericordia, in modo da celebrare in grazia questi divini misteri. Affidiamo alla Vergine Santa, Regina del Santo Rosario, tutte le intenzioni che portiamo nei nostri cuori. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, in parole, opere e omissioni, per mia grandissima colpa, e supplico la Beata, sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me, Signore Dio nostro. Dio Onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Preghiamo. Signore nostro Dio, che ci hai dato la madre del tuo Figlio quale nostra madre, concedici, te lo chiediamo, che seguendo i suoi insegnamenti e ripieni dello spirito di vera penitenza e preghiera, contribuiamo generosamente affinché il mondo si rinnovi e si espanda il regno di Cristo che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen.
dalla lettera di San Paolo Apostolo agli Efesini. Figli, obbedite ai vostri genitori nel Signore, perché questo è giusto. Onora tuo padre e tua madre. Questo è il primo comandamento che è accompagnato da una promessa, perché tu sia felice e goda di una lunga vita sulla terra. E voi, padri, non esasperate i vostri figli, ma fateli crescere nella disciplina e negli insegnamenti del Signore. Schiavi, obbedite ai vostri padroni terreni con rispetto e timore, nella semplicità del vostro cuore, come a Cristo, non servendo per farvi vedere come fa chi vuole piacere agli uomini, ma come servi di Cristo, facendo di cuore la volontà di Dio, prestando servizio volentieri, come chi serve il Signore e non gli uomini. Voi sapete infatti che ciascuno, sia schiavo che libero, riceverà dal Signore secondo quello che avrà fatto di bene. Anche voi, padroni, comportatevi allo stesso modo verso di loro, mettendo da parte le minacce, sapendo che il Signore, loro, è vostro, è nei cieli e in Lui non vi è presenza di preferenza di persone. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Fedele è il Signore in tutte le sue parole. Fedele il Signore in tutte le sue parole. Ti lodino, Signore, tutte le tue opere, e ti benedicano i tuoi fedeli. Dicano la gloria del tuo regno e parlino della tua potenza. Fedele il Signore in tutte le sue parole. Per far conoscere agli uomini le tue imprese e la splendida gloria del tuo regno. Il tuo regno è un regno eterno. Il tuo dominio si estende per tutte le generazioni. Fedele il Signore in tutte le sue parole. Fedele è il Signore in tutte le sue parole e buono in tutte le sue opere. Il Signore sostiene quelli che vacillano e rialza chiunque è caduto. Fedele il Signore in tutte le sue parole. Ci ha chiamati mediante il Vangelo per entrare in possesso della gloria del Signore, nostro Gesù Cristo. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Luca. Gloria a te, Signore. In quel tempo Gesù passava insegnando per città e villaggi, mentre era in cammino verso Gerusalemme. Un tale gli chiese: Signore, sono pochi quelli che si salvano. Disse loro: Sforzatevi di entrare per la porta stretta, perché molti, io vi dico, cercheranno di entrare, ma non ci riusciranno. Quando il padrone di casa si alzerà e chiuderà la porta, voi, rimasti fuori, comincerete a bussare alla porta, dicendo: Signore, aprici. Ma egli vi risponderà: Non so di dove siete. Allora comincerete a dire: Abbiamo mangiato e bevuto in tua presenza, e tu hai insegnato nelle nostre piazze.
ma egli vi dichiarerà: voi non so di dove siete. Allontanatevi da me, voi tutti operatori di ingiustizia. Là ci sarà pianto e stridore di denti, quando vedrete Abramo, Isacco e Giacobbe e tutti i profeti nel regno di Dio, voi invece cacciati fuori. Verranno da Oriente e da Occidente, da Settentrione e da Mezzogiorno, e siederanno a mensa nel regno di Dio. Ed ecco, vi sono ultimi che saranno primi, e vi sono primi che saranno ultimi. Parola del Signore. Carissimi, è una gioia, penso, per ciascuno di noi trovarci qui in questo luogo dove la Madonna è apparsa nel 1917 ai tre pastorelli. La nostra presenza è innanzitutto una risposta libera alla chiamata che il Signore attraverso la Madre ha rivolto a ciascuno di noi. Ci siamo messi in cammino, siamo venuti qui come pellegrini, proprio per incontrare il Signore sotto lo sguardo materno di Maria. È lei la via più sicura per arrivare a Dio. Per Maria Gesù. Ecco allora perché noi nel celebrare l'Eucaristia all'inizio di questo nuovo giorno, al termine ormai di questo pellegrinaggio, vogliamo ancora una volta accogliere il Signore nel nostro cuore, come Maria lo ha accolto, lo ha portato in grembo e lo ha donato a tutta l'umanità. Grazie a quel sì, Maria ha dato il suo contributo alla storia della nostra salvezza. È Gesù il Salvatore, ma Maria, con la sua piena disponibilità a fare nella sua vita la volontà di Dio, rispondendo al disegno, al progetto di Dio, ha reso possibile questa via, la via della salvezza. E il Vangelo oggi sembra provvidenzialmente rispecchiare il luogo dove ci troviamo. Signore, sono pochi quelli che si salvano? È la domanda che questo tale chiede a Gesù. Non deve interessarci il numero di quanti si salveranno. Innanzitutto perché la salvezza è e resta un dono di Dio che in Gesù viene offerto a ciascuno di noi. Gesù ha dato la sua vita proprio per la nostra salvezza. Noi siamo stati salvati a prezzo della vita, del sangue che Gesù, il figlio di Maria, ha donato per tutta l'umanità. Ma poi ognuno di noi è libero. Ecco allora perché se noi ci salveremo non dipende dal Signore, ma dalla nostra capacità di camminare ogni giorno con il Signore sulla via che Egli ha tracciato per ciascuno di noi. Quindi la salvezza è offerta a tutti, ma attraverso questa immagine molto bella biblica che Luca questa mattina ci affida, quella della porta stretta, ci ricorda che la porta, quindi la salvezza, è possibile per ciascuno di noi. E Maria qui lo ricorda, anzi lei è apparsa proprio per richiamare l'umanità a non sciupare, a non perdere questo grande dono, il dono della salvezza dell'anima. Ecco allora perché anche per noi tutto questo è possibile, ma la porta stretta ricorda l'impegno personale di ciascuno di noi, perché possiamo e desideriamo entrare nella pienezza della vita, dobbiamo vivere con responsabilità il nostro battesimo. La porta stretta significa che dobbiamo essere anche disposti ogni giorno a sacrificare qualcosa di noi, a morire al nostro io, ai nostri vizi, cercando così di rendere il nostro cuore più conforme a quello di Gesù. Certamente la porta stretta significa che per entrarci bisogna prepararsi e fare fatica rispetto a una porta larga. Questo è il cammino della vita cristiana.
Non si va in paradiso senza l'impegno, la fatica, la lotta quotidiana che ciascuno di noi è chiamato ogni giorno a vivere. Ecco allora perché la Madonna qui chiede ai pastorelli: siete disposti ad offrire le vostre preghiere, i vostri sacrifici per la conversione dei peccatori, per la salvezza delle anime? Perché ci sono tante anime che si dannano, non c'è nessuno che preghi per loro. Allora noi cosa rispondiamo a questo invito della madre? Curiamo di più la nostra spiritualità, curiamo di più il nostro legame con il Signore. Sicuramente Maria come madre è con noi e accanto a noi, ci aiuta, ci sostiene e ci accompagna. Ci prende per mano e sa che a volte non è facile per noi mettere in pratica il Vangelo, testimoniare con gioia la nostra fede, ma lei, proprio perché ha ricevuto questa particolare missione da Gesù sotto la croce di diventare nostra madre, è accanto a ciascuno di noi per incoraggiarci, per sostenerci, ma anche per aiutarci quando facciamo più fatica a camminare sulla via del bene e dell'amore. Chiediamo questo dono per noi, per le nostre comunità, per la Chiesa intera, perché possa ancora nella sua missione annunciare a tutti che Gesù è il Salvatore e che ognuno di noi possa davvero incamminarsi su questa strada che ci condurrà a vedere Dio per l'eternità. Maria chiede anche a noi di rafforzare non solo la fede, la fiducia in Gesù suo figlio, ma anche di crescere alla sua scuola in tutte quelle virtù che sono necessarie per essere veri figli di Dio: l'umiltà, la mansuetudine, la bontà d'animo, l'onestà, la rettitudine, la magnanimità, tutte queste virtù che possano fare di noi non solo figli veri di Dio, ma anche figli di Maria. Per questo l'impegno a pregare sempre senza mai stancarci, l'impegno ad offrire qualche sacrificio in più al Signore e nello stesso tempo anche a nutrirci della parola e dell'Eucaristia. Più ascoltiamo la parola, più mettiamo in pratica la parola, come ha fatto Maria, beata perché ha accolto, ha vissuto e ha messo in pratica la parola, più riceviamo Gesù nel nostro cuore partecipando all'Eucaristia, soprattutto la domenica, più la nostra vita può diventare un annuncio di speranza. Ecco perché Fatima non è un messaggio di preoccupazione o di timore, ma è un messaggio di speranza. La Madonna ci dice che noi possiamo salvarci e dobbiamo impegnarci perché questo dono possa davvero diventare certezza per tutti noi e per tutti coloro che prima di noi hanno già concluso il loro pellegrinaggio terreno. In questo momento vogliamo anche noi bussare al cuore di Dio passando per Maria. Sia Maria la porta attraverso la quale ognuno di noi possa incontrare il suo figlio Gesù. E in quel cuore immacolato che la Madonna ha mostrato ai pastorelli, chiediamo alla madre che possiamo entrarci, entriamo tutti insieme, accompagniamoci in questa entrata nel cuore immacolato di Maria. Lì c'è posto per tutti, che la Madonna possa portarci nel suo cuore, possa leggere a sua volta nei nostri cuori e possa anche intercedere per noi con la sua preghiera presso il trono dell'Altissimo, affinché ciò che chiediamo, tutte quelle intenzioni, quelle necessità che portiamo nei nostri cuori possano essere esaudite se sono secondo il volere di Dio. A lei affidiamo noi stessi, le nostre famiglie, le nostre comunità, gli ammalati, i sofferenti, quanti ci hanno chiesto, venendo qui pellegrini, di pregare per loro. Vogliamo affidare la Chiesa, la nostra diocesi, il Santo Padre, Papa Francesco, il nostro Vescovo, i sacerdoti, le vocazioni,
i giovani che sono in cammino verso il sacerdozio e la vita religiosa, la pace. Preghiamo per la pace, oggi tanto necessario questo dono, nel mondo intero, nelle nostre famiglie. Preghiamo per la nostra conversione, per quella dei peccatori, preghiamo per i giovani, per le nuove generazioni, per i nostri bambini, per i vostri figli, per quanti fanno più fatica ad aprire il cuore a Dio, a credere in Dio, ad amare Dio, a testimoniare la loro fede in Dio. E poi affidiamo anche alla Madonna tutti i nostri defunti, affinché siano già davanti al trono di Dio, o altrimenti la Vergine possa affrettare la loro liberazione, così da gustare il dono della salvezza. A queste intenzioni aggiungiamo tutte le altre, con questa speranza che portiamo nel cuore, che il salmista questa mattina ci ha fatto pregare. Anche se noi siamo infedeli, anche se noi siamo peccatori, anche se noi manchiamo nei confronti di Dio, Lui resta fedele. Fedele è il Signore in tutte le sue parole. E Maria oggi questo ci ricorda, come a Cana. Non ha nulla da dirci se non fate tutto quello che mio figlio vi dice. Questo è il messaggio che ci affida e che dobbiamo portare con noi nel fare ritorno nelle nostre famiglie, nelle nostre comunità. La Madonna ci ha chiesto ancora una volta di fare, di mettere in pratica la parola del Figlio. Fratelli e sorelle, in questo luogo santo dove la Santissima Vergine apparve, preghiamo Dio nostro Padre che ci ha dato per madre la genitrice del suo Figlio. Diciamo insieme: ascoltaci, Signore. Ascoltaci, Signore. Per tutti i credenti, affinché seguano gli insegnamenti di Maria con spirito di vera penitenza e preghiera, collaborino generosamente per il rinnovamento del mondo e l'espansione del Regno di Cristo. Preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Per quanti esercitano un ministero nella Chiesa, affinché in comunione di fede con Maria ascoltino, amino e annuncino la parola di Dio con fedeltà e zelo. Preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Per i governanti, affinché promuovano nel mondo la giustizia e la pace e collaborino per una giusta distribuzione dei beni sulla terra. Preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Per tutti coloro che soffrono, affinché in comunione con Maria, consolatrice degli afflitti, incontrino nell'amicizia e nella contemplazione della croce la forza per camminare all'incontro della vita. Preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Per questa assemblea e per le nostre famiglie, affinché per intercessione di Maria coloro che cercano Cristo l'incontrino, i peccatori si convertano e i giovani si entusiasmino per il Vangelo. Preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Affidiamo alla Madonna tutte le altre intenzioni che portate nei vostri cuori. La Madonna promette ai pastorelli: il mio cuore immacolato trionferà. Noi ne siamo certi, e allora con questa fiducia sicuramente possiamo affidare al Signore le nostre intenzioni, certi che la Madre nostra, Maria Santissima, continuerà ad intercedere per tutti noi, per Cristo nostro Signore. Questo pane e questo vino.
sempre la tua vita che viene dal cielo, e offrire sempre la tua vita che viene dal cielo. Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e il vostro sacrificio all'inizio di questo nuovo giorno sia gradito a Dio, Padre Onnipotente. Celebrando la festa della Beata Vergine Maria, noi ti offriamo, Signore, questo sacrificio di riconciliazione e di lode. Umilmente ti preghiamo di perdonare nella tua misericordia i nostri peccati e di orientare a te i nostri cuori. Per Cristo nostro Signore. Amen. Signore sia con voi. E con il tuo spirito. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente giusto renderti grazie, è bello esaltare il tuo nome, Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti glorifichiamo, nella memoria della Beata Vergine Maria. All'annunzio dell'angelo accolse nel cuore immacolato il tuo Verbo e meritò di concepirlo nel grembo virginale. Divenendo madre del suo Creatore, segnò gli inizi della Chiesa. Ai piedi della croce, per il testamento d'amore del tuo Figlio, estese la sua maternità a tutti gli uomini, generati dalla morte di Cristo per una vita che non avrà mai fine. Immagine e modello della Chiesa orante, si unì alla preghiera degli Apostoli nell'attesa dello Spirito Santo. Assunta la gloria del cielo, accompagna con materno amore la Chiesa e la protegge nel cammino verso la patria fino al giorno glorioso del Signore. E noi, uniti agli angeli e ai santi, cantiamo con gioia l'inno della tua lode. Padre veramente santo, fonte di ogni santità, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, offrendosi liberamente alla sua passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete
e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti, in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me». Mistero della fede. Annunciamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie per averci ammessi alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo José e tutto l'ordine sacerdotale. Ricordati dei nostri fratelli che si sono addormentati nella speranza della risurrezione, di tutti i sacerdoti defunti della nostra arcidiocesi e di tutti i defunti che si affidano alla tua clemenza, ammettili a godere la luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo Sposo, gli Apostoli, i Santi Pastorelli e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua gloria. Per Cristo, con Cristo ed in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Obbedienti alla parola del Salvatore e formati al suo divino insegnamento, osiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci abbandonare alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Tuo è il regno, tua la potenza e la gloria nei secoli. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace,
non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace, secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. Con lo sguardo condividiamo il dono della pace. Agnello di Dio, ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello.
anima di Cristo, santificami. Corpo di Cristo, salvami. Sangue di Cristo, inebriami. Acqua del costato di Cristo, lavami. Passione di Cristo, convotami. O buon Gesù, esaudiscimi. Dentro le fregaglie nascondimi. Non permettere che io mi separi da te. Dal nemico maligno difendimi, nell'ora della mia morte, e comanda che io venga a te, affinché ti odino che santi nei secoli dei secoli. Amen. Preghiamo. Gesù allora, vedendo la madre lì accanto il discepolo che amava, disse alla madre: «Donna, ecco il tuo figlio». Poi disse al discepolo: «Ecco la tua madre». Concedi, o Signore, il sacramento che abbiamo ricevuto guidi noi che veneriamo la Vergine Maria, quale madre del tuo figlio e della Chiesa, alla vita eterna. Per Cristo nostro Signore. Gli oggetti religiosi che avete portato con voi sono una espressione della vostra fede. Servono a richiamare l'amore di Dio e ad accrescere la fiducia nella Beata Vergine Maria e nei Santi. Mentre invochiamo con il loro aiuto la benedizione del Signore su questi segni, non dimentichiamo che è soprattutto da noi che il Signore attende una coerente testimonianza di vita. Preghiamo. Signore, ti preghiamo di benedire questi oggetti religiosi affinché per intercessione della gloriosa Vergine Maria e dei santi Francesco e Giacinta Marto diventino segno di salvezza per tutti coloro che ne fanno uso. Per Cristo nostro Signore. Amen. Ed ora vi do la benedizione chiedendo al Signore per intercessione di Maria, nostra Madre, di benedire voi, le vostre famiglie, le nostre comunità e quanti portiamo nel cuore. Il Signore sia con voi. Per intercessione di Nostra Signora di Fatima, qui apparsa, scenda su tutti voi la benedizione di Dio l'Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen. Glorificate il Signore con la vostra vita, nel suo nome andate in pace. Rendiamo grazie. Preghiera di consacrazione alla Madonna. Salve, Madre del Signore, Vergine Maria, Regina del Rosario di Fatima, benedetta fra tutte le donne, sei l'immagine della Chiesa rivestita di luce pasquale, sei l'onore del nostro popolo, sei il trionfo sul male, profezia dell'amore misericordioso del Padre, maestra dell'annuncio della buona novella del Figlio, segno del fuoco ardente dello Spirito Santo, insegnaci in questa valle di gioie e di dolori le verità eterne che il Padre rivela ai piccoli. Mostraci la forza del tuo manto protettore. Nel tuo cuore immacolato, sii il rifugio dei peccatori e la via che conduce a Dio. Unito ai miei fratelli e alle mie sorelle, nella fede, nella speranza e nell'amore, a te ci affidiamo. Uniti ai nostri fratelli attraverso di te, a Dio ci consacriamo, o Vergine del Rosario di Fatima. E alla fine, avvolti dalla luce delle tue mani, che giunge a noi, daremo gloria al Signore per i secoli dei secoli. Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, o Santa Madre di Dio. Non disprezzare le suppliche di noi che siamo nella prova, ma liberaci da ogni pericolo, o Vergine gloriosa e benedetta, Nostra Signora di Fatima, Regina del Santo Rosario, Regina della Famiglia, Regina della Pace, Madre della Chiesa,
Madre dei sacerdoti, porta del cielo, regina delle anime del purgatorio, regina dei nostri defunti, regina dei nostri bambini, regina e madre dei giovani, madre della speranza, santi pastorelli, angelo di Dio che sei il mio custode, illumina, custodisci, regge e governa me, che ti fui affidato dalla pietà celeste. Fidiamo alla Madonna tutti i nostri defunti. L'eterno riposo dona loro, Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposi. Dobbiamo dire un'Ave Maria per la pace, soprattutto dove in questo momento è in atto la guerra. Ave o Maria, piena di grazia, Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Cuore immacolato e addolorato di Maria, abbi pietà di noi.